Buonasera a tutti. Le immagini che state per vedere e che già in parte state vedendo sono spettacolari. L'aviazione extraterrestre che controlla, avvisa e intimidisce le forze aeree militari terrestri che vogliono scatenare una guerra, forse anche atomica. Guardate queste immagini che stanno scorrendo sotto i vostri occhi. Tra poco, tra pochissimo, vi spiegherò nei dettagli di che cosa si tratta. La verità comunque è che i nostri fratelli del cielo sorvolano le centrali nucleari, le basi nucleari e soprattutto in questo momento sono presenti e operanti nella zona dove c'è la crisi internazionale dell'Ucraina, controllando sia gli Stati Uniti d'America, sia la NATO, sia tutte le forze militari in campo, Russia compresa, per evitare che possano scatenare una guerra globale atomica che possa cancellare la vita sulla Terra. Guardate e attentamente ascoltate quanto ho da dirvi mentre i nostri carissimi ricercatori, tra i più importanti al mondo, Jaime Maussan, Fernando Correa e lo stesso Pier Giorgio Caria, stanno discutendo e stanno divulgando nelle televisioni internazionali. Guardate. Del planeta hay que llamar a la unidad, a la fraternidad. Fíjate que se filtró un video de un militar de muy alto rango. Le immagini che state osservando sono state presentate nelle televisioni nazionali del Messico e di altri paesi. Sono delle immagini straordinarie e per certi versi anche drammatiche, perché i luoghi, i posti, i protagonisti sono personaggi che hanno nelle mani il destino dell'umanità. Stiamo parlando degli Stati Uniti d'America, che hanno una base a Diego Garcia nel mezzo dell'Oceano Pacifico. Stiamo parlando di astronavi extraterrestri che scortano e nello stesso tempo intimidiscono o minacciano l'aereo che state osservando, l'astronave che gli gira intorno lo precede, perché probabilmente questo velivolo terrestre americano aveva con sé nella propria pancia delle armi nucleari. La base di Diego Garcia è da sempre una base della CIA per operazioni riservate, una base militare per operazioni all'estero, soprattutto quando si tratta e si trattava di crisi di guerra, e oggi ne stiamo vivendo uno. Osservate le immagini, i commenti che sentite di sottofondo sono di Fernando Correa, grande ricercatore messicano, di Jaime Maussan, certamente il più famoso, il più conosciuto al mondo come ufologo e ricercatore, con la collaborazione del nostro Pier Giorgio Caria. Mira esto, este video también se filtró y está tomado desde la isla Diego García. Vemos tres objetos como le van dando vuelta all'avion. Vedete queste astronavi, anche un'altra immagine straordinaria di tre dischi volanti, astronavi di luce che fanno da giostra a questo aereo terrestre. Probabilmente lo stanno scortando, lo stanno letteralmente dirottando per atterrare in modo che presumibilmente non compia la missione che le era stata data a questo aereo. Queste immagini sono di una nitidezza incredibile. Guardate questo disco volante, questa astronave che lo vedete in verticale, che riflette la luce del sole. Sono tutte prove e testimonianze della loro presenza sulla Terra. Vogliono evitare una guerra atomica, portano un messaggio di pace, pacifico. Sono degli esseri evoluti spiritualmente e fisicamente. Il sottoscritto li ha incontrati diverse volte. Mi sono fatto promotore anche dei loro messaggi. Guardate anche le immagini al ralenti, gli ingrandimenti, potete definire anche alcuni aspetti che nel video a velocità normale non potete apprezzare. La diversità delle astronavi rispetto a quadrimotore B-52, un gigante dei cieli degli Stati Uniti d'America, questo velivolo militare, il disco volante è molto più piccolo, ma la capacità tecnologica è di almeno 100 milioni di volte superiore a quella nostra. Un segno importante, uno dei tanti segni che si stanno manifestando. Queste immagini sono l'inizio di un contatto che presto o tardi dovremmo accettare. Per noi sarà una grande gioia, ma certamente per i guerrafondai sarà l'inizio della loro fine.